Hola, finalmente ragazzi ho migliorato la grafica, ho finalmente trovato un modo per migliorare la grafica, spero che a voi piaccia, eh. Io sto facendo tutto il possibile. Vi va bene? Vabbè, so che non... D'accordo, noi l'ultima volta ci eravamo lasciati qua, no? Quindi andiamo avanti. Almeno adesso la grafica è migliore, no? So che non è speciale, però... Spero che vada bene. Almeno adesso si vede tutto in tempo reale, no? Prima invece era in ritardo con di 2-3 secondi. Invece adesso anche guardando la telecamera riesco a fare tutto quello che faccio al Game Boy direttamente. Dai, vi prego ditemi che è migliorata. Se è migliorata, continuerò a fare filmati con questa. Anche se mi preso appoggiarla perché non sapevo dove appoggiarla, però. Però io continuerò così, perché mi piacerebbe molto avere qualcuno che commentasse i miei video. Quindi io aspetto i vostri commenti. Negli altri filmati non credo che si senti io. Cioè adesso anche la mia voce sembra più da. Così, da. Come si dice? Non so come si dice. Vabbè, comunque adesso dobbiamo fare questa cosa qua. Scambiamo Luigi di posto. Attiviamo il salto abitato. E continuiamo. No! No, epico, no. Epic fail. Com'è che dicono su YouTube Epic fail? Cavolo, con questa telecamera però. Ah, ok, va bene. Ho capito come fare. Va bene. Babbo, ah vabbè, non c'era col. Dio ragazzi, questa volta non so se riesco a fare tutto in tempo. Ah, qua. Ecco questo pezzo dove ci sono i fratelli. Che emozione rivedervi. Vabbè, credo che adesso riusciate a leggere. Le azioni nuove che ho imparato sul campo possono essere usate in lotta. Guardate che cosina. Mitica, guarda. Guardate. Boom. Boom. Flash, Flash, Flash e l'ultimo chi lo manderà a voi. In pratica sono i comandi fratelli. Serviranno molto in questa avventura perché i nemici non si possono sconfiggere a fuori di salti. Per adesso vedete bene, almeno no? Quindi, salto schianto. Allora, io non parlo. Adesso vi faccio leggere, cioè, selezioniamo il salto schianto. Ah, dobbiamo schiacciare A come nelle icone, guardate. Vedete? Pigiamo A. E adesso? B e poi? Bravi, ben fatto, un altro super successo dei super fratelli. L'avete imparato, signori? Beh, se non lo imparavo... Ora vi parlerò della modalità degli attacchi fratelli. Modalità sono le difficoltà degli attacchi fratelli. Vabbè, comunque le modalità sono. Pratica vi dice 3. Vedete in alto il numero? Vedete che cambiano? Se mettete 3-3 è difficile. Se mettete 4-2 sarà, come dire, economico. E 4-4 è il più costoso. Diciamo, perché i punti. Gli attacchi fratelli. Cioè, ecco, adesso si vede sfocato. Vabbè, comunque gli attacchi fratelli hanno un costo in punti fratelli, appunto, che si ristabilizzano con gli sciroppi. Avendo uno sciroppo si possono ricaricare, appunto, vabbè, qua non possiamo fare niente. Oddio. Allora, prima di tutto la nostra missione era prendere 100 monete, no? Quindi facciamolo. Adesso io non parlo, eh. Cioè, voglio farvi godere i filmati.
Ah, ragazzi, vi dico una cosa, scusate se ho interrotto il vostro momento di tranquillità in cui stavate ascoltando, però non credo che in questo episodio riusciremo a prendere, cioè, le 100 monete le prendiamo sicuro, però non so se riusciamo anche a battere il boss, cioè, vabbè, volevo solo dirvi questo, continuate a guardare il filmato. Oh, cavolo, no. D'accordo, ragazzi, allora, adesso prima di tutto voglio vedere a che punto siamo con la raccolta di monete, eh? Quindi, oh, 89, non ne mancano tante. Se faccio in fretta forse riesco anche a battere il boss. Oh, è tutta una questione di principio. No, qua non c'è niente. D'accordo, vediamo. 106 monete. D'accordo, ragazzi. Io faccio in tempo a farvi vedere soltanto la strada per tornare indietro, non di più, perché il tempo veramente. Già che siamo. È vero che siamo a. Oh no, non si può tornare indietro. Bisogna fare per forza più. Stavo dicendo. È vero che il tempo c'è. Però c'è appena il tempo di tornare. Cioè, è solo per tornare indietro, capite? Non è così facile, perché caricare un video è facile, però farlo è veramente, è bello, perché poi vedere molti commenti ti fa, cioè ti rende contento, ti fa felice, però fare il video è una fatica, però lo faccio con piacere perché è un hobby per me. Va bene, io mi fermo qua. Ci vediamo nella prossima parte. D'accordo. E allora ci vediamo tutti nella prossima parte. Ciao.